Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 27 maggio, si venera Sant'Agostino di Canterbury. Agostino è stato un monaco e il primo arcivescovo di Canterbury, venerato come santo e conosciuto anche come l'apostolo d'Inghilterra. Fu infatti inviato presso il re da Papa Gregorio I nel 597. Fu accompagnato da San Lorenzo, secondo arcivescovo di Canterbury. Agostino cercò, ma invano, di riunire le comunità evangelizzate dai monaci irlandesi alle nuove, direttamente dipendenti da Roma, ma solo dopo il sinodo di Whitby nel 664 la Chiesa celtica rinunciò alle sue tradizioni. L'opera risultò in effetti molto difficoltosa e vide numerosi insuccessi. L'attività del santo fu tuttavia importante perché alla base dell'evangelizzazione della Gran Bretagna. Morì il 26 maggio del 604 e fu sepolto a Canterbury nella chiesa dell'abbazia dedicata ai santi Pietro e Paolo, oggi abbazia di Sant'Agostino. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera in apertura, l'emergenza migranti, altre vittime, nuovi salvataggi, le immagini delle vite sospese nella fotonotizia. E poi le riforme, sostegno da Confindustria, la ripresa non c'è, la UE sì all'Italia sul ricalcolo del deficit. Il voto USA, Obama, il G7 teme Trump, lui promette un vice donna, sono il candidato, la replica, un ignorante. Nel taglio basso torna il Marò, rivincita della diplomazia, intesa con l'India sul rientro di Girone in attesa dell'arbitrato, sarà con noi il 2 giugno. E poi in breve vediamo la svolta, piccolo non è più bello, ed ancora Roma è la critica di, da Madrid, la corsa spagnola. Passiamo alla Repubblica, migranti, dalla UE appello al G7, più aiuti, la crisi è mondiale, altre 4.000 persone soccorse in mare, i superstiti raccontano, ci sono centinaia di dispersi. E la fotonotizia in centro pagina, e poi le elezioni USA in basso, Trump e la sua nomination, felice di spaventare i grandi. E poi Confindustria ai sindacati, salari legati alla produttività. In basso, Firenze fragile, attenti a scavare. Ed ora il giornale, il ritorno di Girone, ora teniamoli qui, il fuciliere sarà in Italia domenica, l'India lo rivorrebbe alla fine dell'arbitrato, ma questa volta Roma non deve mollare i nostri Marò. In centropagina i vitalizi scandalosi, la pensione d'oro di Bagnasco, 4.000 euro come ex militare. E petrolio sopra i 50 dollari, nuovo salasso, arriva l'estate e aumenta ancora la benzina. Il vice premier libico, per fermare gli sbarchi torniamo agli accordi di Berlusconi del 2009. E nel taglio basso la coppa che non c'è, che malinconia Milano se la Champions è spagnola. In alto vediamo ancora verso il referendum, anche Confindustria si piega a Renzi e fa campagna per il sì. Il Tempo in apertura, il Marò a casa, dopo 4 anni finisce l'incubo anche per Salvatore, ostaggio in India, Renzi esulta, sarà insieme a La Torre alla parata del 2 giugno, ma la figuraccia resta, quindi Girone di ritorno, questo il titolo. E poi in centropagina la fotonotizia con l'intervista a Girone, un grazie speciale al nostro Tempo, l'intervento che titola l'Odissea volta pagina. Nel taglio basso invece la candidata del Movimento 5 Stelle continua a evitare i confronti, perché fugge la Raggi fantasma. Il Fatto Quotidiano che apre con il referendum, la RAI ha deciso, chi dice no non parla, il CDA boccia la richiesta di pluralismo di Freccero, Mazzucca e Diagonale. Poteri forti e la Confindustria del Renziano boccia, salta sul carro del sì.
L'intervista a Bersani, Renzi aiuta pochi potenti in cambio dei loro giornali, il Made in Italy non è solo moda e cibo. E poi ancora torna a Girone, ma niente parata, la giravolta del Premier sui due Marò al 2 giugno. Bologna nel taglio basso, il giudice con le bulle in pizzeria, come gestire i reati dei minori senza condanne. Ed ancora il Mattino, migranti, Campania senza posti, tutto esaurito nei centri, deserte le nuove gare, ancora naufragi salvati in 4.000, il reportage Salerno, il grande sbarco dei disperati a piedi nudi, il retroscena invece è Tendopoli, allo stadio il piano B di Ercolano. Processo Lumaca, terroristi spariti ed ancora boccia per il Sud, si deve fare di più, il referendum, imprese per il sì. Nel taglio basso Trump, il candidato che scuote il mondo, e poi ancora il bene e il male sotto la pelle di Napoli. Il colloquio, Salvini rifletta, vince solo con noi, e poi la dichiarazione di Berlusconi. Libero, spreco da 100 milioni l'anno, l'INPS dà soldi a banche e poste, l'ente di Boeri getta denaro anche quando paga le pensioni, il servizio per il versamento degli assegni infatti è stato assegnato a un costo 6 volte superiore a quello che aveva offerto la Banca d'Italia. In centropagina il candidato che sembra un profugo, caro Giacchetti, cambiati la giacchetta. E poi ancora, Renzi ritira il secondo Marò, era ora, l'India molla, Girone potrebbe portarlo a casa lo stesso Premier. In breve vediamo TAR del Lazio clamoroso, ora tagliano le tasse ma soltanto agli immigrati. E poi ancora, vittima del metodo Grillo, i signori 5 Stelle stanno a guardare Pizzarotti che affonda. Diffamatori come killer, se il Parlamento vara leggi ad alto tasso alcolico, è la, il contenuto di Vittorio Feltri. Passiamo ad Avvenire, sommersi e salvati, il titolo dell'emergenza, il fatto, nuovo naufragio in Libia con decine di morti, forse 300 i dispersi di mercoledì, 7.000 in salvo in 2 giorni, e sulla nave nasce un bambino. Nel taglio basso vediamo addio caro Don Loris, e poi boccia si schiera, sì alle riforme. Il Manifesto, si insedia Boccia ed è subito sì a Renzi, le riforme. Sulla legge elettorale la minoranza del PD lancia la sfida all'Italicum, ma è guerra di parole, referendum dimenticato. In centropagina si salva chi può nel naufragio del peschereccio affondato mercoledì di fronte alla Libia, lo affermano i sopravvissuti arrivati a Porto Empedocle, che sarebbero appunto morte più di 100 persone, di sicuro sono invece 30 i migranti morti ieri, mentre altri 4.000 sono stati salvati. L'unità, il naufragio dell'Europa, così il titolo, e strage continua, ieri altri annegati e 4.000 migranti salvati, la storia della piccola Fevur, la Unione Europea chiede aiuto al G7, il Premier Porto, l'orgoglio dell'Italia che salva vite umane. E Giacchetti, il mio programma per Roma, ecco le proposte per rigenerare la capitale dopo la campagna d'ascolto. E poi Marò, Girone subito in Italia, Renzi con noi il 2 giugno. Ed ora passiamo al Messaggero, vediamo in apertura la prima pagina di oggi e le notizie sempre in primo piano. Le notizie dal mondo e le notizie nazionali. In apertura quindi il caos migranti, non c'è più posto, i 2 giorni soccorsi in mare, 10.000 profughi, Viminale accoglienza vicina al collasso, altro drammatico naufragio al G7, ok al piano italiano, commuove l'orfana di Lampedusa. E poi la decisione dopo la sentenza dell'AIA, l'India lascia libero Girone
il Marò in Italia il 2 giugno. E sia riforme e referendum, la scossa di Confindustria, il debutto di Boccia, serve subito lo scambio salari, produttività. Questi i titoli maggiori in prima pagina. Entriamo all'interno, quindi in primo piano l'emergenza migranti, emergenza nel canale di Sicilia, il Viminale cerca altri 10.000 posti, nuovo allarme per un barcone, le vittime salvate dalla Marina, forse più di 30, oggi la circolare per individuare la sistemazione. E la storia, tutti vogliono adottare la piccola Favur nella foto, ma i minori sbarcati da soli sono 6.000. Ed ancora all'incontro G7, accordo su Migration Compact e asse Obama-Renzi sulla crescita, al vertice in Giappone. Condiviso il piano per gli aiuti all'Africa per fermare gli sbarchi, il fronte del rigore della Merkel isolato, al centro torna il tema degli investimenti. E la polemica al summit, allarme populismi, Trump e Le Pen, film horror. Andiamo ancora avanti, sempre in primo piano, appunto il processo, Girone torna a casa con noi il 2 giugno, la Corte Suprema indiana autorizza l'immediato rientro, Renzi saluta il Marò e festeggia l'amicizia tra i due paesi. 7 condizioni vincolano la libertà provvisoria da qui fino all'estate del 2018 in attesa della decisione arbitrale. E l'intervista, è stata scelta la strategia giusta, ma abbiamo davvero rischiato di non vederlo rientrare mai più, lo dice la moglie, e gli errori passati, vediamo nel sommario, non è l'ora di parlarne, il desiderio dei nostri figli è passare tutto il tempo con lui. E la nuova intesa con lì, la trattativa cambia il destino dei Marò, decisiva la scelta di affidarsi alla giustizia internazionale invece che a quella indiana. L'Italia allarga il negoziato anche ai tavoli sul commercio mondiale e sugli armamenti. Con una donazione di 150.000 euro Roma ha ottenuto persino l'appoggio delle famiglie dei pescatori uccisi. In retroscena, vediamo, titola il governo sceglie la linea della prudenza, niente parata militare per i due fucilieri, Palazzo Chigi vuole evitare attriti con Modi, la Torre e Girone ancora sotto processo, rischioso farli sfilare da eroi. E Boccia, vediamo, avanti con le riforme, sia il referendum e meno tasse, il neopresidente di Confindustria, basta bicameralismo perfetto, e sul fisco dice necessario spostare il peso dalle persone alle cose. L'economia è ripartita ma la ripresa ancora non c'è, dichiara, e poi Poletti no ad aumenti IVA. Vediamo ancora la strategia, Calenda, l'apertura alle imprese, la politica industriale si fa con voi, il ministro dello sviluppo, basta incentivi a pioggia, riassetto e fondi alla produttività, spending review anche dentro il dicastero, Bondi chiamato come consulente gratuito, assurdo, scegliere a tavolino, nel sommario i settori da rilanciare. Il trattato del TTP è un'occasione da non perdere. In primo piano sempre il caso Confronti, nuovo caso Raggi, dice no a Rai e Gay Village, la candidata del Movimento 5 Stelle rifiuta i match con gli avversari, andrà solo il 31 a Sky, la accusano, fuggi, lei replica, voi Dem vi vergognate del simbolo per mafia capitale. E poi gli alleati, vediamo lo Stato Maggiore di Verdini per il candidato di Giachetti, un caso gli attacchi a Capacchione e Saviano, Denis costretto a scusarsi. Sempre in primo piano, vediamo, città tradita e delusa, ora una cura d'amore, parla il regista di Perfetti Sconosciuti, la capitale è un po' come quei tagli talentuosi e svogliati che prima o poi si danno una mossa. Passiamo ancora avanti, il caso Rai, codice Rai 3 sul look, vietati abiti sexy e tacchi alti, il decalogo per le giornaliste dettate dalla Bignardi, poco trucco, niente nero. Dopo le polemiche sugli esterni, in CDA via libera alla trasparenza sui compensi. E vediamo la proposta prescrizione sospesa dopo il primo grado, è
è un caso la proposta PD, okay, dei grillini, linea dura nei testi firmati dai relatori Casson e Cucca per le intercettazioni, sì al diritto di cronaca. E nel taglio basso vediamo l'annuncio, il Family Day si mobilita, referendum e no a unioni civili, depositato in Cassazione il quesito per abolire le nozze gay e domani al via il comitato per il no sulle riforme. Ancora vediamo dal mondo le primarie, il candidato è Trump, una donna come vice, secondo i conti ha raccolto abbastanza delegati per evitare il ballottaggio alla convention, il miliardario repubblicano, i leader mondiali tremano, fanno bene perché l'America è stata abusata troppo a lungo. E poi le ipotesi, spuntano i nomi del team presidenziale, per i primi 100 giorni c'è un piano shock. Donald, annullerei subito tutti gli ordini irrazionali di Obama, ha dichiarato. Ed ancora vediamo invece tra le cronache, sentenza definitiva, ora l'Italia è obbligata a risarcire Abu Omar, l'ultimo verdetto di Strasburgo, fu maltrattato, indennizzo di 115.000 euro con l'impegno a garantire che non accada mai più. I legali dell'imam sequestrato dalla CIA protestano, decisione beffa, se l'Italia non paga interverrà la UE. E poi il verdetto, ente psicologi, l'ex presidente deve risarcire i 11 milioni di euro. Sanità, dolore cronico per 13 milioni, osservatorio sulle terapie, poi processo, la famiglia di De Santis condannato dai media. Morto Capovilla, memoria della primavera della Chiesa, il cardinale, per un decennio segretario di Papa Giovanni XXIII, aveva 100 anni, fedele esecutore del Concilio Vaticano II, fu lui a curare tutti gli scritti di Roncalli. Pagina dedicata all'economia, prima pagina, vediamo le nuove regole sul deficit verso il CUE e i conti pubblici. Padoan ricorda che l'Ecofin ha già concesso il suo benestare al calcolo più favorevole ed è ottimista sul sì della Commissione. E poi ancora, c'è una sorpresa, l'Italia compie notevoli sforzi sulle riforme e sulla buona strada e ne sosteniamo il percorso. L'RCS e la sfida, la borsa punta sul rilancio di Cairo. Questo in apertura e poi la Veneta Banca tra Atlante e la B per quanto riguarda i rilanci dell'economia, appunto. E con la pagina dell'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, ci dai buoni aggiornamenti? Sì, perché sulla nostra penisola prosegue il dominio dell'alta pressione di matrice nordafricana che anche nella giornata odierna favorirà condizioni di tempo stabile e con temperature in ulteriore aumento, soprattutto sulle zone collinari, altocollinari e sulle zone montuose, mentre lungo la fascia costiera l'aumento sarà meno rilevante rispetto alle altre zone a causa delle brezze marine. Detto ciò, bisogna segnalare però un graduale aumento della nuvolosità di matrice alta e stratificata, soprattutto nella seconda parte della giornata. Localmente ci sarà presente purtroppo anche la polvere africana, la sabbia africana in sospensione che ci accompagnerà anche nella giornata di domani e per parte della giornata di domenica, perché se da un lato nella giornata di sabato avremo condizioni pressoché simili alle condizioni che avremo nelle prossime ore, con nuvolosità stratificata però presente sulla nostra regione, nella giornata di domenica assisteremo a un graduale cedimento della struttura di alta pressione a partire dalle regioni settentrionali, poi in estensione verso le regioni centrali e con tutta probabilità un sistema nuvoloso raggiungerà dapprima le regioni settentrionali per poi estendersi anche verso la nostra regione, soprattutto nella seconda parte della giornata. E proprio nel pomeriggio c'è la possibilità di fenomeni di instabilità anche sulla nostra regione, quindi con possibilità di temporali sulle zone montuose e sul versante orientale della nostra regione. Sarà un passaggio che tuttavia
favorirà anche una graduale diminuzione delle temperature a partire dal settore occidentale, e poi l'arrivo di correnti atlantiche spazzerà via anche la sabbia africana presente in sospensione. Quindi questa situazione probabilmente segnerà l'inizio di una nuova fase meteorologica che ci accompagnerà nel corso della prossima settimana e che vedrà un tempo, diciamo, instabile soprattutto al centro-nord e sulla nostra regione, con possibilità di temporali pomeridiani sulle zone montuose e sul versante orientale, ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Elisa. Bene, grazie Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, essere sempre aggiornati, insomma, in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Mattino 6, passiamo alle notizie regionali dal Messaggero, sempre la prima pagina dedicata all'Abruzzo che apre con la tragedia: muore sul Gran Sasso, giovane laureato si lancia nel vuoto dal Corno Grande per 450 metri, aveva lasciato un messaggio e telefonato, inutili tentativi di bloccarlo. E poi ancora l'addio a Capovilla, il vescovo amico, segretario di Papa Roncalli, fu a Chieti per la prima destinazione da Porporato. Controlli e reati in calo, polizia in festa, a Pescara la festa dei capoluoghi di provincia abruzzesi in occasione del 164esimo anniversario del corpo di polizia. Entriamo all'interno, vediamo la trattativa, sollievo in extremis, tu ha revocato lo sciopero dei bus, oggi si viaggia sui treni regionali e su gomma, conti alla mano, è stato dimostrato ai sindacati i risultati della razionalizzazione. E poi vediamo la mobilitazione in mille per la vertenza del pubblico impiego a Pescara, la manifestazione, vediamo dei sindacati ANCI, la protesta, scusate, del pubblico impiego a Pescara, vediamo poi in piazza c'erano anche gli uomini del Corpo Forestale dello Stato che protestano contro la riforma che prevede la militarizzazione del corpo e il conseguente accorpamento all'Arma dei Carabinieri. Ascoltiamo nel contributo video ora due rappresentanti della Forestale che appunto ieri mattina erano in Piazza Italia a Pescara. Noi siamo assolutamente contrari, sia come cittadini che come operatori della polizia ambientale, perché riteniamo che questo assurdo progetto porterà a un arretramento di quelle che saranno le tutele ambientali e le tutele della sicurezza agroalimentare. Protestiamo oggi, abbiamo protestato nei giorni scorsi, e laddove il governo non vorrà recedere dal proprio intendimento acquisiremo migliaia e migliaia di ricorsi affinché questa assurda legge possa essere cancellata. Tra l'altro noi siamo stati riformati già nel 2004 rispetto a tutto il comparto che non è stato mai riformato dall'81, quindi non c'era necessità di questa riforma, assoggettando tutti i lavoratori del Corpo Forestale dello Stato allo status di militari. E come detto anche in piazza, in mille per l'avvertenza del pubblico impiego, ANCI Abruzzo, CGL, CISL e UIL pensionati hanno poi siglato un protocollo a Pescara per garantire risposte urgenti a pensionati, categorie deboli su fisco, trasporti e sanità. Il contributo video è di Paolo Renzetti. Su l'ANCI e i sindacati pensionati. Presidente La Penna, qual è l'importanza di questo protocollo firmato questa mattina con i sindacati? L'ANCI e Abruzzo si impegna con gli enti locali abruzzesi in un percorso insieme appunto ai sindacati per la tutela naturalmente di quelle che sono le fasce più deboli e più bisognose. Trasmetteremo questo protocollo a tutti i comuni. Chiederemo ai comuni i loro protocolli, perché molto viene fatto in Abruzzo dagli enti locali. Non vogliamo si torni indietro, quindi ci sia ancora massima attenzione per le politiche sociali
e si vada avanti. Con questo accordo noi cerchiamo di agevolare tutti i cittadini, ma in particolar modo gli anziani, chi ha bisogno di più, chi è più povero, i pensionati e i disabili, per avere delle agevolazioni fiscali e tributarie che altrimenti non avrebbero, seguendo soltanto una grande burocrazia che non porta mai a nulla. Una detassazione che sia veramente un momento importante per agevolare la vita di coloro i quali sono nel bisogno. C'è un bisogno ovviamente che l'abbiamo constatato nel territorio, l'importanza di questa mattina vuol significare proprio questo, dare ai cittadini un'assistenza diversa dal passato, migliorarla, qualificarla e sicuramente avremmo fatto un buon lavoro e questo buon lavoro è un auspicio che i comuni recepiscano quello che stiamo facendo nell'interesse di coloro i quali rappresentiamo. Con questo protocollo diamo un ambito più strutturato, diamo delle linee di carattere generale a cui si può fare riferimento, si parla della necessità di trovare delle forme per individuare dei bisogni che oggi sono inespressi, pensiamo a tante necessità che a volte anche gli anziani sono costretti a rinunciare perché non riescono a trovare una possibilità di poter avere un diritto, di usufruire di un diritto. Vediamo la prima pagina dedicata a Pescara, in calo furti e rapine, polizia in festa. I dati del primo quadrimestre esibiti con orgoglio da questore alla cerimonia per i 164 anni della fondazione del corpo. Tra gli agenti premiati alla presenza del prefetto Provolo, la poliziotta che sventò il rapimento del cassiere di Berlusconi. Il commiato, vediamo, Passamonti, per me è l'ultima volta, saluto anticipato con voce commossa, una vita in prima linea, dalla vicenda Moro ai sequestri in Calabria, le operazioni a Pescara. Passiamo avanti, vediamo il caso Mense, che pasticcio, appalto aggiudicato alla vigilia della causa, segnata al CIR la fornitura da 15 milioni mentre perdono un ricorso al TAR e il processo penale ai vertici dell'azienda. C'è il rischio dell'annullamento della gara in caso di sentenza favorevole ai concorrenti. E poi ancora società in due, il 2DP, che studenti e detenuti sul palco, un progetto per abbattere sbarre e pregiudizi, esperienza teatrale come percorso di riabilitazione grazie a carcere, associazione ad hoc a liceo e liceo Marconi. E poi vediamo in breve Forza Italia dal prefetto, impediremo il mercato etnico bis, si torna a parlare del mercatino etnico, quindi Forza Italia dice no a impiego di risorse pubbliche. Vediamo anche su questo articolo il contributo video. Antonelli, la regione è pronta a stanziare dei fondi per il mercatino etnico, voi non siete d'accordo, perché? Ma noi pensiamo che sia folle dal punto di vista politico e amministrativo stanziare denaro pubblico che dovrebbe essere in verità investito per promuovere dal punto di vista culturale il nostro territorio, per realizzare un mercato etnico che non ha nulla dal punto di vista promozionale, ma invece è un vero e proprio detrattore ambientale. E questa è solo la prima questione. La seconda è che noi siamo assolutamente contrari, ma credo che i cittadini pescaresi la pensino esattamente come noi, all'utilizzo di risorse pubbliche per realizzare una struttura dedicata esclusivamente a persone che non pagano le tasse, mentre i nostri ambulanti, parlo di quelli italiani, nel momento in cui non pagano tre rate della COSAP vengono di fatto espulsi dai mercati rionali. Insomma, è il solito atteggiamento dei due paesi e delle due misure. Ma noi abbiamo apprezzato l'operazione di sgombero e quello che ha fatto sicuramente il sindaco su impulso anche del prefetto e delle forze di polizia. E invece adesso ci troviamo a distanza di una settimana a immaginare che la soluzione al problema sia peggiore del problema che c'era a Pescara fino a una settimana fa. Quindi noi saremo e faremo di tutto il possibile dal nostro punto di vista, per il ruolo che rivestiamo, per impedire che questa amministrazione voglia creare un ghetto dove inserire questi operatori che invece dovrebbero essere, per essere integrati, uguali a tutti gli altri operatori mercatari pescaresi.
Nel taglio basso ancora vediamo il weekend Cuzzi, fiera di primavera e mercatino artigianale. Poi in breve vediamo scuola rischio, paura in via Gioberti per un incendio e poi ancora carabinieri evadono dai domiciliari e finiscono in cella. Poste aperte, dipendenti e figli in ufficio insieme per un giorno. Andiamo avanti, inquinamento, liquami nel Nora, scattano i sigilli, una fossa IMOF sequestrata a Villamare di Cepagatti, accertata Escherichia coli per oltre 4 milioni di unità, controlli della Guardia Costiera, nuovi avvisi di garanzia per il direttore generale e il responsabile tecnico dell'ACA. Comune senza aree alternative, parcheggi estivi, si pensa già alla strada Parco e poi ancora il flash mob, la cultura abbatte i muri. La sanità buona, ancora in centropagina, primo trapianto di aorta, intervento record a Pescara, un paziente di 67 anni operato con successo dall'equipe di Antonio Antico. Il chirurgo rischiava la vita per l'infezione di una protesi, il donatore trovato a Treviso. E poi la polemica, Vaccaro De Martinis bufera in comune sulla nomina del legale dell'assessore a Montesilvano. Ed ancora la svolta di Confindustria, i comandamenti di Boccia firmati da Pomiglio Blum. Andiamo avanti, pagina dedicata all'Aquila, la svolta via alla demolizione, resa dei conti per le casette di legno. Da martedì prossimo, pugno di ferro con le abitazioni abusive raggiunte dall'ordinanza di sgombero già nel 2013. Notificati gli atti, linea dura del vice sindaco Trifuoggi. E sente solo chi ha l'abitazione inagibile, ha detto. E poi il bilancio, controlli più severi dopo Bruxelles, la polizia tiene più alta la guardia, il caso emblematico di due afghani che avevano nel cellulare immagini inneggianti alla guerra santa. Escursionista suicida in montagna, la tragedia. Daniele Spallucci, 29 anni, si è lanciato nel vuoto quando era vicino alla vetta del Corno Grande, precipitando per 450 metri. Ha lasciato un lungo messaggio sulla croce piantata in vetta, poi due telefonate d'addio al fratello e al suo medico di famiglia. L'indagine, contributi per il sisma con il trucco, sequestri e conte conti in azione, fondi utilizzati per l'acquisto di giochi gonfiabili bloccati dalla finanza, beni per 200.000 euro. Il Salone De Vincenti, impressione stupenda, finalmente il territorio rinasce, il sottosegretario ha chiuso la 3 giorni di Officina L'Aquila. E poi c'è da fare ancora canning a Q, pattinaggio e atletica nel weekend. Vediamo Avezzano, sgominata alla gang della cocaina, l'operazione è stata condotta dai carabinieri del Nord, in manette sono finiti due extracomunitari dopo il blitz, le abitazioni sono state perquisite grazie all'aiuto delle unità cinofile giunte da Chieti e da tutta la Marsica. Sul Mona, visita lampo di Don Ciotti che convoca i candidati. Avezzano ancora giovane malmenato, manifestazione in piazza. Sul Mona, passa auto ai funzionari, autorizzazioni in aumento. Il responsabile comunale Amedeo Deramo, non possiamo rischiare di essere multati. Ed ancora ad Avezzano, Millennium Expo, torna la mostra Mercato di auto e moto d'epoca. Ad Avezzano sempre, clinica di Lorenzo, svaligiato l'incasso, i carabinieri stanno indagando, un uomo solitario in azione nella notte. E poi Castel di Sangro, 50 migranti nel rifugio Bettola. Chieti, terrorismo, rapine, droga, la polizia in trincea. Il questore Vincenzo Feltrinelli traccia il bilancio di un anno impegnativo, la provincia scopre l'urto del crimine. E sogno e realtà, vediamo ad agosto il ritorno dello Stellario, lo storico staff del locale sogna un grande revival e ancora c'è da fare, volontari in festa in provincia, c'è la Maraini in basso, dipendenti diffamati, università a novembre, il processo a Del Vecchio.
Ancora Lanciano, Onda, chiusa l'inchiesta per truffa, l'ex vicepresidente Silvio Di Lorenzo con la moglie e due figli rischiano il processo insieme con altri manager. Tra le ipotesi del PM mendito, cioè l'associazione a delinquere, denuncia scaturita da un dossier su presunti dirigenti infedeli. Vasto, paura e allarme per un forte boato nei campi ad Ortona, il futuro del porto nell'asse est-ovest. A Lanciano Pupillo, opere e progetti per puntare alla conferma, il sindaco uscente prende le distanze da liste xenofobe. Preferirei perdere piuttosto che avere il loro sostegno, ha detto. Realizzati interventi per 21 milioni e mezzo, per il futuro sogna una città sociale, accessibile e sicura. E a Lanciano il maestro Iezzi firma il mastro giurato con una nuova cittadella medievale. Andiamo ancora avanti, pagina dedicata a Teramo, spese per il personale, la provincia cita D'Alfonso, l'avvertenza di Sabatino, abbiamo investito 20 milioni sul territorio ed eravamo in rosso profondo, purtroppo la regione non ha restituito le cifre che avevamo pattuito prima. Ed ancora vediamo Banca di Teramo, la procura presenta ricorso contro l'assunzione di Profeta, la querelle, guerra dei parcheggi, rischiano il posto i dipendenti Tercop. E poi l'inchiesta, vediamo nella foto il maggiore Rizziero Asci, bullismo, 6 minorenni segnalati alla procura. Nel taglio basso, politica, riassetto della giunta, difesa bipartisan per Forlini al Ruzzo. E poi la storia che ha ucciso Laika non merita rispetto. La cagnetta investita da un'auto e trascinata, il caso approda anche in radio con interviste. Vediamo a Giulianova, dopo 30 anni riapre il MoMA, assorbita la traumatica chiusura da parte dei carabinieri, non sarà più una discoteca ma un locale per feste private. Parte invece un'altra stagione da parte della suite con una serie di serate a tema e il sabato tocca al Baia. Giulianova ancora, oltre 2000 utenti senza telefono per ore. Sciopero Ecotedi fissato il 30 maggio e invece Alba Adriatica, armi, kung fu e spray per tutti i vigili urbani. L'assessore Ambra Foracappa, provvedimento necessario vista la pericolosità della situazione, ha detto. E a Martinsicuro, maxi debito depuratore, comune nei guai, fu realizzato negli anni 70 sul terreno della famiglia Flaiani, scatta l'ingiunzione. A Roseto, kermesse politica dei tre candidati sindaco a 8 giorni dalle elezioni. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città, vediamo in apertura. La città che apre con botte e danni, presa la banda dei bulli, segnalati alla procura dei minori, 6 ragazzini che aggredirono un coetaneo, hanno tutti meno di 14 anni. E poi ancora Roseto, pavone non rispetta la par condicio, ufficio stampa del comune usato per la propaganda, cultura, Dio Capovilla, cardinale amico dell'Abruzzo morto a 100 anni, Martinsicuro si sdraia sui binari, salvato dai carabinieri. E poi in basso il leader radicale, l'eredità di Pannella, 3 negozi. E poi la notizia sportiva, Teramo Calcio, mister Zauli porterà a Teramo tutto il suo staff, vice e preparatore. Entriamo all'interno della città, vediamo nella pagina dedicata alla regione. A Pescara torna il fine settimana alla scoperta del vino, sono attesi oltre 30.000 tra enoturisti e appassionati per la 24esima edizione di Cantine Aperte. Cronaca, trentenne pugliese trovato senza vita a Campo Imperatore. E poi ancora all'Aquila, fatture false per ricevere il contributo comunitario, la Guardia di Finanza dell'Aquila sequestra 90.000 euro di beni a 3 aziende di giocattoli. La banda dei bulli, vediamo Teramo, la baby gang nel mirino dei carabinieri, 6 autori del pestaggio di un coetaneo alla stazione segnalati alla procura dei minori, hanno tutti meno di 14 anni.
Una torma di ragazzini il 15 maggio aggredito all'unisono un coetaneo in Viale Crispi, poi sono intervenuti i carabinieri, indagini separate. Sugli episodi alla villa indaga invece la polizia, ma la baby gang è la stessa che ha agito alla stazione. I provvedimenti, i ragazzini non sono imputabili perché minori di 14 anni, scatta l'intervento dei servizi sociali. Giudiziaria, Profeta dovrà difendersi in appello, la procura ricorre contro l'assoluzione. Ed ancora l'eredità di Pannella, tre piccoli negozi, Franco Bechis vela in un'inchiesta quali sono i beni lasciati dal leader radicale, sono tutte proprietà di famiglia. Università, la scuola di ostetricia di veterinaria celebra il ventennale. La crisi in comune, vediamo a Teramo, Morra avverte i fratelli, responsabilità, forma e sostanza, nel centrodestra è tutta una discussione sui passaggi tra documenti, programmi e nuovo esecutivo. Vediamo ancora la politica tutta da ridere, su Facebook scoppia la guerra del tombino tra Brucchi e 5 Stelle. Ed ancora Desiree del Giovine tra le leonesse di Raffaele Fitto, presentato il movimento extraparlamentare delle quote rosa di conservatori e riformisti, quindi per quanto riguarda appunto il movimento a Roma. Andiamo ancora avanti a Teramo, piazza Dante Tercop, due pesi, due misure, la cooperativa non chiede favoritismi sulla COSAP, ma nemmeno vuole essere penalizzata sui parcheggi. Scuola, via libera al rimborso dei libri di testo delle filiali Banca Tercas. Ancora archeo intoppi lungo corso San Giorgio, spuntano resti di porticato anche sul lato opposto del corso, doppio intervento per la sovrintendenza. E poi viabilità, prende forma la rotatoria di Villa Mosca, realizzato il centro tra via della Resistenza e via delle Plaie. Ancora vediamo il fotoracconto, inaugurata la pasticceria gelateria del Des Artistes a Teramo. Ancora andiamo avanti, notizie provinciali, una macchina efficiente nonostante i tagli, il Consiglio provinciale approva all'unanimità il rendiconto 2015 raggiungendo il pareggio di bilancio, drastica la riduzione delle entrate che in appena 2 anni sono passate da 32 milioni di euro a 25 per il personale. La provincia ha speso circa 10 milioni di euro. E tra gli appalti, tra le opere in via di realizzazione, spiccano i ponti sul Vomano, sul Piomba e il progetto Paride. Solidarietà, Basciano scende in campo per l'AISM, appuntamento il 1° giugno con la musica e gli stand gastronomici nel Parco Giochi Sant'Agostino. Bellante al voto, cambiare rotta per salvare il paese, Patrizia Terzilli presenta la sua candidatura a 5 Stelle, unica alternativa a chi ha amministrato fino ad ora. Nel taglio basso vediamo l'evento, Campli si trasforma nel salotto della calzatura, le migliori aziende marchigiane nella mostra mercato per le vie del borgo. Ancora Martinsicuro cerca di uccidersi sdraiandosi sui binari, salvato dai carabinieri. In centropagina Aveco, altro tempo appunto all'Aveco per mettersi in regola. Il TAR viene incontro all'azienda e rimanda la decisione al 13 luglio. La speranza di azienda e sindacati è che entro quella data arrivi l'ok della sovrintendenza. Ad Alba Adriatica il comandante Marino Ciarrocchi lascia l'arma dopo 45 anni di servizio. È sempre ad Alba Adriatica, la provincia di Teramo è sconosciuta all'estero, l'associazione Alba Tour chiede alle istituzioni più promozione del territorio. Sulla piscina aveva ragione l'associazione, a Giulianova nessuna delocalizzazione sarà realizzata sulla spiaggia a sud del porto. Il progetto era stato bloccato dopo che la maggioranza aveva accolto le richieste di Franco Arboretti. Sempre a Giulianova raccolta rifiuti, servizi a singhiozzo lunedì per lo sciopero degli operatori Ecotedi. E parole di carta con l'associazione Itaca, l'evento appunto organizzato dall'associazione si inaugura oggi con una mostra e sempre a Giulianova, porte aperte per raccogliere fondi per le attività didattiche, il 12 giugno si terrà fuori classe, una giornata dedicata ai genitori e ai bambini.
Roseto al voto, il sindaco Pavone viola le par condicio, l'ufficio stampa del comune utilizzato per la propaganda durante la campagna elettorale. Una cosa è la comunicazione istituzionale del sindaco, comunque vietata prima del voto, un'altra la propaganda per il candidato sindaco. Ed ora torniamo al Messaggero per vedere la pagina sportiva. In apertura vediamo Bruno, la mia occasione. 2 anni fa a Latina ho perso la finale contro il Cesena, una delusione terribile che voglio cancellare a Pescara. Voglio arrivare a giocare anche soltanto un minuto nella massima serie e per questo darò tutto in questi playoff. E grande rispetto per il Novara, che è temibile nelle ripartenze, ma se stiamo bene possiamo farcela. Oggi la giornata ritorna in gruppo poi Memusciai e il mercato, vediamo per la Padula e Caprari, ora spunta il Sassuolo. A Milano incontro Sebastiani Paratici, vediamo la Juve vuole chiudere e girarli al Sassuolo, ma il bomber dice no nella foto, appunto il capocannoniere della Serie B Gianluca Lapadula. E fermandoci in questo articolo vediamo appunto il contributo video sul Pescara. C'è un po' di rammarico per questo terzo posto che ci è sfuggito, però comunque partiamo da una posizione positiva, cerchiamo di affrontare questa prima semifinale con un grande spirito, con grande voglia di vincere, perché abbiamo tutte le qualità per farlo. Non si possono vincere questi playoff solo con, solo con le qualità tecniche, dobbiamo mettere anche condizioni fisica e mentale, che quella è determinante per affrontare queste partite che sono belle da affrontare, da giocare, ma sono anche per parecchie difficili e ricche di insidie. Stiamo bene, noi quotidianamente facciamo dei test, lavoriamo con i cardio, quindi la condizione fisica c'è. Speriamo di adesso di recuperare anche qualche altro ragazzo che ha avuto qualche problema in settimana. Penso che la rosa sia bene fisicamente e dobbiamo essere tutti proiettati verso un unico obiettivo. Novara è una squadra molto sgorbutica, perché gioca di ripartenza, c'è questo campo che è un sintetico, quindi loro sono un po' più abituati a giocare su questo terreno. Ha giocatori davanti che sono bravi nelle ripartenze, bisogna prenderla con le molle, perché, ripeto, nel momento in cui tu pensi che stai facendo una grande partita, nel momento in cui pensi che tu le stai schiacciando, loro con una ripartenza possono metterti in difficoltà e possono farti male. E la Virtus Lanciano chiama a raccolta i tifosi per i play-out, Maragliulo, speriamo di vedere il biondi pieno contro la Salernitana. Lega Pro, vediamo, 5 assenti per l'Aquila nella gara Chloe, lo stimolo di Perrone, bisogna pensare solo a dare tutto in campo per salvarci. Il tecnico prepara il piano partita, l'attacco, ma con intelligenza senza concedere il contropiede, ha detto. Ed ancora Lega Pro, vediamo, sarà Margiotta il nuovo bomber per il Teramo, Zauli vorrebbe portare con sé la punta scuola Juve che ha avuto a Sant'Arcangelo. Cimini promuove il settore giovanile, siamo partiti quasi da zero e abbiamo centrato ottimi traguardi, ha detto. E sul Teramo Calcio ci fermiamo, perché il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, ha spiegato perché la società ha scelto Zauli come allenatore per la prossima stagione. Il contributo video di Jacopo Forcella. Presidente, contento di Lamberto Zauli? Che le è sembrato? Vabbè, contentissimo, perché sapevamo il suo valore, viene per con delle motivazioni che oggi tutti noi abbiamo bisogno, io come presidente della piazza, come piazza, quindi siamo contenti. Credo che è un allenatore emergente, mi ricorda il primo anno di Varini, quindi speriamo che ci porti tanta fortuna e che possiamo iniziare il prossimo anno a fare un buon campionato. Che cosa l'ha convinto nella scelta? Perché è stato scelto Zauli?
Ma se ti dico che la prima volta che l'ho visto mi ha detto volevo fare i playoff con il Sant'Arcangelo, ho rivisto me dal primo giorno che ho preso il Teramo, quindi che ha degli obiettivi, poi le cose sicuramente possono andare bene o male, noi faremo di tutto per cercare di rifare col vecchio, una parte del vecchio gruppo, tanti giovani, la squadra che ha voglia, poi qualsiasi saranno i risultati, ma che ci faccia divertire e che si torni ad avere quel giusto entusiasmo che non abbiamo avuto forse l'anno scorso. Il progetto a lunga, media scadenza come sarà con Zauli? Sicuramente un progetto a media lunga scadenza. Termina qui l'appuntamento con Mattino 6 e quindi con la nostra rassegna stampa che torna domani puntuale alle ore 7. Intanto vi lascio con l'oroscopo del giorno e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ariete, saprete guadagnarvi ammirazione, coccole e simpatie. Consapevoli di piacere, acquistate sicurezza. Comunicazione sciolta e piacevole con gli amici, ideale per una rimpatriata. Rapporti distesi anche in campo sentimentale. Toro, con un cielo così, potete trovare risposte soddisfacenti a vari problemi, mettete a fuoco ciò che non va e, se necessario, cambiate qualche obiettivo. Grintosi e sicuri di voi, susciterete nel lavoro l'ammirazione degli altri. Gemelli, la Luna vi offre l'occasione per farvi perdonare dal partner qualche birichinata a suon di effusioni e con un dono significativo. Nel lavoro cercate di essere quanto mai adattabili per evitare difficoltà di comunicazione. Cancro, umore nero, sfasamento, chiusura e sensazione persistente di essere bersagliati dalla sfortuna. Non esagerate, essere corteggiati anche da chi non ci interessa è una cosa che può dare delle soddisfazioni. Leone, ottimo giorno, potrete ottenere non poche soddisfazioni sia sul piano personale che professionale. Incontrerete delle persone interessanti che vi distrarranno dalla routine e vi faranno provare antiche emozioni. Vergine, lasciatevi trasportare dal vostro stesso entusiasmo, dalla voglia di cambiare, di sperimentare, di imparare e di esplorare nuove situazioni. Permettete all'imprevisto di entrare nella vostra vita, concedetevi qualche evasione. Bilancia, sul fronte lavorativo ci sono molti punti deboli nelle vostre argomentazioni, dunque non potete offendervi se qualcuno, peraltro con molto tatto, ve li fa notare. In amore, le incertezze vi costringono a fare un passo indietro. Scorpione, cercate di essere liberi, potrete così guardare al futuro con ottimismo e tanta convinzione. Oggi non mancano le buone occasioni nel lavoro, basta crederci e darsi da fare. Giornata favorevole per gli acquisti. Sagittario, complice il raggio della luna, avete le carte in regola per fare acquisti azzeccati e per intervenire ad una festa senza sfigurare. Visto che tutto, quasi tutto, oggi fila liscio, non lesinate gli slanci affettuosi. Capricorno, accettate serenamente un confronto di opinioni, non irrigiditevi sulle vostre idee, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. La fase è eccellente per rigenerarsi, fate più movimento. Acquario, in compagnia degli amici ritrovate voi stessi. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolve a vostro favore. Oggi dimostrerete di avere un buon fiuto per gli affari. Pesci, non avrete proprio alcun problema nel riuscire simpatici a tutti. Potrete anche sfruttare questa qualità per consolidare le finanze e procurarvi amicizie. In amore si prospetta una serata alquanto frizzante.